Si sono diffuse in queste ore le immagini di tre militanti dell'ISIS che abbattono una grande croce e rimuovono altri simboli del cristianesimo nella chiesa di San Giorgio a Mosul in Iraq. Il tutto per fare spazio alla bandiera nera dell'ISIS, quella che ormai abbiamo imparato a conoscere. Secondo lei il califfato rappresenta un'effettiva minaccia per l'Occidente o più nello specifico comunque per l'Italia, oppure si tratta di una forma di terrorismo che è esclusivamente mediatica? Guarda, in linea di massima credo che sia un terrorismo... Cioè, dobbiamo un pochettino averne paura di questa cosa. Siamo solo noi italiani a spingere a portarci tutti questi immigrati all'interno dell'Italia. Di conseguenza credo che in linea di massima sì, secondo me un pericolo, un minimo pericolo c'è. Ora, specialmente con l'arrivo dell'Expo qui a Milano, con praticamente tutto il mondo ritrovato qui a Milano, credo che proprio ci sia questo pericolo. Secondo me qualcosa potrebbe anche succedere. Qualcuno addirittura ipotizza che tra gli immigrati che arrivano, insomma, a Lampedusa si possano nascondere gli jihadisti. Secondo lei è così? Sicuramente è così. Io sono convinto che al 100% sia così, che all'interno ci siano per forza, ci sia qualcuno, delle cellule che praticamente all'interno stanno covando per poi esplodere. Terrorismo mediatico sicuramente esiste, è una preoccupazione, penso che assolutamente non si possa negare da parte di chiunque. Attenzione, soffermiamoci un attimo sulla questione mediatica, primariamente. Vediamo che il discorso, a seconda di tante testate giornalistiche e vari telegiornali, danno una certa rilevanza a questi fatti di cronaca estrema della quale stiamo parlando, comunque in determinati momenti. Diciamo che alla fine questa forma di terrorismo è sempre esistita, non forse fino a questo livello, ma in questi paesi, perché purtroppo sappiamo benissimo che fra lotte intestine, lotte di religione, non si sono mai calmate, penso, dalla notte dei tempi. Quindi, per quello che riguarda la nostra civiltà, in questo caso la civiltà occidentale, penso che una preoccupazione possa esistere, però né più né meno un allarme può essere come quando esisteva Al-Qaeda. Mi spiega meglio perché ha detto soltanto in determinati momenti? Questo sicuramente, ma io dico in determinati momenti perché nella società italiana ci sono altre priorità politiche a cui sottolineare, a cui dare una determinata informazione, quindi penso che si veda tranquillamente. Per confondere, per non approfondire altri argomenti, lei dice... Come quando si parla più o meno di calcio, come quando si dà più risalto a fatti di criminalità comune. Penso che questo sia innegabile, comunque sia. Io penso che le esecuzioni in determinate parti del mondo, in questo caso dove si è instaurato il califfato, siano comunque continue, non penso che si fermino. E qua in Europa vengono dati, forse non dico fatti più correnti, ma più esaltanti, o soprattutto quando vengono messi in risalto da determinate classi politiche, testate. È tutto questo, penso, il mio pensiero. Ma io sono convinto che tutto ciò che viene organizzato dall'alto, di grandi organizzazioni politiche, eccetera, è sempre il capitale, il capitalismo che porta alla guerra, non è la povertà. Noi dovremmo seguire le parole di Papa Francesco e tutti noi saremmo tutti migliori. E anche, diciamo, a livello dei comuni, delle province. Basta pensare che la gente muore di fame e altri sono lì che a dispetto degli altri vanno a fare i prepotenti, hanno le macchine, gli elicotteri, eccetera. E questo è il discorso. Cioè, non c'è uguaglianza nella sociale. La differenza dei valori, diciamo, nelle varie classi, non so, operaio, cioè, questo dipende dallo studio. E voi sapete benissimo che se ci fosse la cultura... La cultura sarebbe l'arma migliore per non fare niente, ma noi possiamo andare avanti così? No, è la cultura che dobbiamo cominciare a portare nelle scuole, nelle case, nelle famiglie, l'educazione, il rispetto per gli anziani, cosa che adesso non c'è più. Quindi lei dice abbiamo altre priorità invece che stare a pensare a questo? No, perché queste sono cose volute dal capitalismo. Il capitalismo imperante è quello che, diciamo, distrugge il mondo. E lo sfruttamento, non so, delle campagne, e lo sfruttamento degli uomini, e viene fatto per questo motivo, soltanto per soddisfare le banche e il capitalismo. Quindi anche l'ISIS? Anche l'ISIS.